qui sul tavolo. Nel frattempo con la cautela. Nessuno ti mette fretta, ma per carità, vieni qua vicino a me. Nel frattempo ne approfitto per una battuta. Intanto il cantiere è un'associazione che è tollerante verso tutti, tranne che verso gli intolleranti, per cui chiaramente ci fa piacere dialogare con tutti quanti. E poi soprattutto quello che concerne i nostri relatori. Oggi è una giornata di lavori particolari, perché oggi abbiamo avuto stamattina una giornata di incontro, non di lavoro, sì. E oggi abbiamo dei lavori interni che sono giustamente, doverosamente, statutariamente a porte chiuse. Quando faremo i vari incontri durante tutto l'anno, quelli di cui stiamo accennando, arte e bellezza, quello che gestirò anch'io nel settore economico, ma tutte le altre cose, Alessandro Manna ci deve portare in un terreno difficilissimo. Quando faremo quelli, avremo questi altri personaggi che verranno rinvitati, avremo una giornata con più tempo a disposizione. È chiaro che l'andamento della giornata sarà molto più fluido, dovremo scandire meno i tempi stretti, meno certe puntualità, perché chiaramente tutto questo sarà più aperto a un dibattito e a un dialogo. Certo. No, poi Giovanni Pirri deve fare la comunicazione di servizio. Ma assolutamente, Giovanni Pirri fa parte della cosa, deve fare tutte le comunicazioni. Per cui, allora, per non spezzare le battute a Fabio facciamo fare la comunicazione all'amico Pirri, perché così ci togliamo un passaggio del... Grazie. Grazie, scusate l'interruzione piccola, un dettaglio tecnico. Ho inviato proprio adesso agli indirizzi email degli associati l'invito all'iscrizione al nuovo indirizzo, alla nuova newsletter. È importante che la accettiate in maniera tale che poi si possa comunicare con un unico indirizzo email di riferimento. C'è semplicemente scritto join the group, premere join the group, a quel punto potete scrivere all'indirizzo del cantiere, poi vi fornirò da domani, manderò un'email collettiva in maniera tale che possiate poi passare alla nuova email senza problemi. Quindi, però era soltanto questo per avvisarvi che avete ricevuto da Yahoo un'email, un invito. E probabilmente abbiamo problemi, probabilmente di tutto qui. Scusate, non c'è nulla da studiare. Grazie. Scusate, volevo dire, questo è un esempio di servizio che si diceva prima. Giovanni Pirri lavora per noi, sta facendo queste cose, tutto quello che state vedendo, per noi, cioè senza retribuzione alcuna. Stessa cosa per ora, perché noi siamo Giovanni, per il futuro. Grazie, grazie veramente. E quanto ci siamo detti sin dall'inizio, quando parlavamo di modifiche statutarie, sin adesso stiamo funzionando in un certo modo, siamo un gruppo di amici solidali, e se dobbiamo crescere non ci tarpiamo le ali a delle potenzialità future, poi sceglieremo se percorrerlo o meno. La parola a Fabio Ghia, che ha chiesto l'intervento, fa parte appunto della commissione con, sulla conferenza dei popoli, giusto? E dell'Europa, per cui ci può dare un suo poi... europeista convinto, grande esperienza internazionale. Fabio, facci le tue valutazioni. Grazie. Se mi consentite, io invece di parlarvi di cose belle del cantiere, cioè in particolare cose belle il cantiere, vi parlerò del cantiere e l'esperienza che io ho tratto. Non dico il negativo, perché non, assolutamente tutto ciò che è esperienza non è negativo, non può essere negativo, in questi sei mesi di adesione. Perché? Perché io ho avuto sempre una parola d'ordine, questa l'ho classificata sin dall'inizio, libertà. Quando Pierpaolo mi diceva, dice no, noi seguiamo il metodo liberale, dice ma come, non mi parlate di metodo, dice io vado alla libertà, perché nella parola stessa, secondo me, c'è tutto il significato della vita di ognuno di noi, ma anche della vita sociale, perché se alla libertà uniamo il concetto di rispetto per l'altra persona, automaticamente abbiamo un metodo. Esatto. Abbiamo un metodo. Via i baroni. Abbiamo un metodo. Ed è proprio sul metodo che il nostro Giovanni ci ha introdotto che io faccio la prima osservazione. Allora, io sono arrivato con Pierpaolo, lo conosco da anni, però
In quest'ultimo periodo mi ha sollecitato più volte, al fine che sono stato io a rompere le scatole, perché poi dice: senti, fammi scrivere al cantiere, ma che devo fare per scrivere tutti i resti? E qui alla fine a settembre ci sono ceduto. Dopodiché ho cominciato a sentire parlare di intelligenza collettiva. Questo è l'ambiente mio, finalmente, di circuito dialogico, no? Poi di interconnessioni neurali. Porca miseria, guarda un po', bellissimo. Poi abbecedare la politica, si è sviluppato tutto il discorso sull'abbecedario sui media, perché in quel momento eravamo ancora in questa cosa qui, e si è aperto quello a cui io ho sempre auspicato, cioè il dialogo interculturale, cioè tra le nostre culture singole si è sviluppato un dialogo su quegli argomenti là. Questo dialogo indubbiamente ha generato un confronto di idee, no? Ecco. Questo confronto, perché il dialogo è basato sul confronto, e qui mi riallaccio anche a quanto ultimamente detto da Fabio Verna, noi dobbiamo essere aperti al dialogo nei confronti di tutti, soprattutto nei confronti di coloro che non hanno nessuna voglia di dialogare, perché il futuro è proprio lì, come poi accennerò alla fine del mio discorso, non devo essere troppo lungo. Il confronto, ahimè, può degenerare in scontro. E questo si è verificato anche nel nostro piccolo insieme, per cui da quell'insieme di email a cui tutti quanti noi abbiamo partecipato con interrelazioni neuroniche e quindi evoluzione del pensiero comune, a un certo punto questa evoluzione si è ridotta a uno scontro tra due, tre persone e quindi tutti gli altri si sono automaticamente sentiti non più parte del dialogo, ma isolati dal gruppo, e piano piano ci sono, e qui vengo a un'affermazione che ha fatto Carlo, è il dissenso. Questo dissenso che non è neanche espresso, un dissenso interiore, causato proprio da quanto stava succedendo nell'ambito di quello scambio di idee. Questo ha trovato ancora più conforto quanto sto dicendo. Poi nella pagina Facebook che è stata aperta del cantiere, dove a un certo punto ci sono stati 3, 4, 5, 6 post messi sul posto, però gli ultimi fatti da Pierpaolo, da me, non ci sono commenti. All'inizio c'erano 2-3 commenti. Quindi questo nella mia visione che cosa vuol dire? Che questo dialogo, ahimè, si sta riducendo internos, che dovremmo essere noi i promotori invece di questo dialogo, si sta riducendo a una visione settoriale che sfugge all'attenzione del più. Quindi adesso con questo non voglio assolutamente fare una critica, ma soltanto un invito, intanto a aprirsi sicuramente alla discussione senza problemi. Però al tempo stesso ognuno di noi deve essere in grado di capire quando è il momento di dire, dice, vabbè, tu la pensi in una maniera, io la penso in un'altra, non sta a noi definire chi ha ragione, sarà l'intelligenza collettiva che deciderà sulla soluzione da prendere. E questa è la prima cosa qui. Quindi questo perché lo dico? Perché è un argomento che è legato molto di più alla secondo, cioè la partecipazione ai gruppi di lavoro. Ora qui è scappato fuori il termine identità, no? Identità da una parte il gruppo europeo, dall'altra Gina ha sottolineato ampiamente questo confronto di identità che sta nascendo. Una parola strana, identità. Che cosa? Secondo me è tutto. Anzi, quella paura a cui ha accennato Gina sta proprio nel fatto che noi, la nostra società, sta perdendo il significato dell'identità, non sa che cos'è.
Che cos'è l'identità? Sono i valori di fondo di cui la nostra società dovrebbe essere, i valori comuni di fondo di cui la nostra società si è evoluta nel tempo, che permangono ancora oggi. Non ricordo più chi oggi ha fatto un'affermazione sul cristianesimo. Io voglio andare ancora più in là, non si tratta di cristianesimo, si tratta di radici cristiane, il che è completamente diverso. Perché anche se uno non è cristiano di professione, le radici ce l'ha dentro nel suo DNA, così come abbiamo le radici marxiste, perché Marx è nato in Inghilterra nel 1700 e rotti, così come abbiamo le radici libertarie e liberali di mezzo, così come abbiamo le radici della rivoluzione francese e così via. Queste sono le nostre radici. La paura da dove deriva? Dal fatto che si è presentata in questo momento ed è emersa in maniera eclatante su un'azione a fuoco di jihadisti, parola sul termine su cui mi terrò e tratterò un'altra volta, perché se comincio a parlare non mi fermo più qui. che propongono un'altra identità. E loro ce l'hanno fortissima questa identità, i valori di fondo sono dominanti. Ecco, questa è la paura che inconsciamente subiamo noi. Questo che cosa volge? Se no devo stringere per forza ai gruppi di lavoro. Com'è, dice Stacce, ha detto quelli Stacce, no? Ecco, io non ci sto al fatto che devo far parte di due gruppi di lavoro soltanto, perché se io mi sento di poter contribuire. No, no, tutti. Poi, certo, come presidente no. Onorario mi sento di assolverti da questa limitazione. No, per dire, il contributo secondo me non può essere vincolante, dice no tu basta, fai questo, il contributo a maggior ragione perché siamo tutti noi qua, deve essere sentito da parte di tutti, da ampliarsi a tutti i settori, proprio lì dove il singolo individuo sente di poter dare ancora qualcosa senza nessuna pecca di autoritarismo. È sottinteso. Tutti fanno parte di tutti, però tu sei ufficialmente in quelli che e io invece dico ufficialmente perché se io scrivo a Fabio Verna dicendo guarda che la mia idea è quello che ha detto Obama ieri e no, gli dice scusa ma non te lo fa, no, perché lui ci tiene. Va bene, grazie Fabio, grazie, perché ascoltarti è sempre un piacere.